Con l'ordinanza 118 del commissario straordinario per la ricostruzione avremo nei prossimi giorni ancora più tutele, più attenzione per il rispetto del contratto edile, per la salute e sicurezza. L'ordinanza infatti non solo rende sistematico e più chiaro il ricorso al DUR di congruità, sia quando si richiede il contributo, sia soprattutto con esito positivo quando l'ufficio speciale per la ricostruzione lo eroga, ma soprattutto introduce e riconosce le tutele previste dall'articolo 49 del decreto semplificazioni ai lavoratori in subappalto anche nella ricostruzione privata. Le tutele cioè che abbiamo ottenuto nel confronto col governo, per cui i lavoratori in subappalto non devono avere un trattamento economico e normativo inferiore, quindi devono avere lo stesso trattamento economico e normativo come se fossero i lavoratori direttamente coinvolti nell'azienda appaltante, e avere anche lo stesso CCNL varrà anche per la ricostruzione privata, a dimostrazione che si possono estendere le tutele previste dal codice degli appalti anche nei settori non per forza pubblici. Infine, importante attenzione riconosciuta alla salute e sicurezza, con delle risorse che saranno destinate agli enti bilaterali. In sostanza, con la congruità, con l'estensione delle tutele ai lavoratori in subappalto, con gli investimenti in formazione e sicurezza, si dimostra che si può fare presto, veloce, buoni prodotti e tutele per i lavoratori e le lavoratrici del nostro settore impegnati nell'importante ricostruzione del Centro Italia dopo il sisma 2016.